Ma l'ha detto lei, la cancelliera tedesca, stamattina ha fatto un discorso in cui si è sbilanciata molto, insomma, in cui ha richiamato le radici comuni, etiche, religiose, la essenzialità dell'Europa per la pace nel mondo e ha sottolineato il significato della lampada che le hanno dato. Quindi era veramente un discorso glocal che partiva da qua ma andava in tutto il mondo. Con la centralità del messaggio francescano ancora viva? Sì, molto più forte di quello che uno non potesse pensare. Cioè ha ripetuto varie volte il ruolo della Chiesa di San Francesco, la universalità di questo messaggio e poi se la mette in relazione col discorso del priore che l'ha come responsabilizzata a questo, è stato un dialogo interessante. Presidente, a proposito di dialogo, un'ultima domanda. Merkel ha fatto un parallelismo interessante, Westfalia, Assisi, la Germania e l'Italia come canale, come canale di garanzia della pace in Europa, è così ancora? È proprio per questo dicevo che si è sbilanciata, perché ha richiamato proprio il grande momento della pace di Westfalia come necessità per un'Europa esausta di rimettersi insieme. E il fatto che l'abbia fatto oggi mi sembra, cioè, mi ha fatto piacere, ecco. Abbiamo visto, professore, come l'ha salutata Angela Merkel. Oggi è stato un bel bagno per l'Europa, no? Beh, insomma, sì. È a rischio, professore, l'Europa. Al dia ci siamo abbracciati perché abbiamo fatto tante cose insieme, proprio belle cose. Speriamo che si ripetano. È a rischio, secondo lei, professore, l'Europa con la nostra nazione di adesso? Grazie, professore.